Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Parliamo inizialmente di mercato, in particolare di Zaniolo, che resta un forte obiettivo della Juventus. I bianconeri sarebbero pronti ad inserire nella trattativa anche Bernardeschi. Saluto a questo proposito Tommaso Bonan. I giallorossi saranno pronti ad alzare un vero e proprio muro? Ciao Lorenzo, un saluto a tutti. Hai detto bene, anzi potremmo dire che la Roma alza il muro e la Juventus alza il tiro. Nel mezzo Niccolò Zaniolo, 21 anni, talento puro del calcio italiano, lo aspetta anche Mancini, il CT dell'Italia, in vista dell'Europeo del prossimo anno, tanti occhi su di lui. Il giocatore reduce da un infortunio, ma ha già fatto vedere di cosa è capace. Normale che ci abbia messo gli occhi anche la Juventus. La richiesta della Roma, parlavamo di muro, 60 milioni di euro, non si scende sotto quella cifra, anche se probabilmente 40 è il valore del giocatore anche a seguito della pandemia che purtroppo stiamo ancora vivendo. Però attenzione alla carta che potrebbe inserire la Juventus, come dicevi, accennavi, Federico Bernardeschi, un altro talento del calcio italiano che ancora non ha reso secondo quelle che erano le aspettative bianconere, pagato all'epoca 40 milioni di euro, però con un ingaggio importante, 4,5, un ingaggio fuori portata sicuramente per la Roma, che anche alle prese con il passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin o chi per lui. Quindi al momento Zaniolo resta un giocatore ovviamente della Roma e che la Roma vuole tenere per il futuro prossimo. Bisognerà capire nel corso delle prossime settimane, nel corso della prossima sessione di calciomercato, se questo muro eretto dalla Roma sarà abbastanza solido per difendere il giocatore dalle mire della Juventus e chissà, magari da qualche altra big in giro per l'Europa. Vedremo dunque che sviluppi ci saranno su Zaniolo. Intanto adesso vado subito a salutare Andrea Agostinelli, allenatore. Buonasera. Ciao, buonasera. Partiamo parlando di tutti gli infortuni che stanno capitando adesso alle varie squadre di Serie A dopo la ripresa degli allenamenti. È una situazione che si poteva preventivare, però sono davvero tanti, perché dobbiamo mettere in conto gli infortuni che sono capitati a Ibrahimovic, ma anche a Higuain, al Papu Gomez, a Milinkovic. Da allenatore, che cosa ne pensi? Sì, questa è figlia della lunga inattività. Della lunga inattività che ha sconvolto un po' tutti, perché se voi pensate che una squadra di calcio, quindi nei suoi singoli, sta ferma al massimo un mese, 40 giorni, quando ci si trova a raddoppiare questa soprattutto poi stando a casa, avendo delle grandi restrizioni, insomma, voglio dire, dobbiamo capire che anche psicologicamente è stato un trauma pazzesco. A livello fisico, tanta inattività comporta anche qualche piccolo rischio a una ripresa, che poi deve fare una ripresa abbastanza veloce per poter arrivare quantomeno al 70-80% alla ripresa, e quindi ci può stare, via. Quindi comunque da escludere che ci sia stata una forzatura nella ripresa degli allenamenti, visto che comunque bisogna anche cercare di fare in fretta per ritrovare la condizione, il campionato alle porte? Ma guarda, di sicuro anche i nostri grandi preparatori, molto bravi, qualche problema l'hanno trovato, perché è un caso anomalo del genere, no? Mentre è tutto catalogato, è tutto codificato durante l'annata, con il ritiro precampionato, con i giorni che tu stai in vacanza, in questo caso anche i preparatori hanno dovuto fare un gran lavoro e non sempre tutto può essere andato per preciso. In Bundesliga, tra l'altro, dopo due giornate 65 infortuni, un dato preoccupante anche alla luce di quello che potrà accadere nel nostro campionato. Questo dimostra il fatto che può succedere questo dopo tanta inattività. E poi c'è da dire che però fortunatamente avendo 5 sostituzioni, gli allenatori possono gestire meglio il gruppo, perché è inutile dire, ma giocare ogni 3 giorni per molto tempo comporta che devi per forza cambiare. In vista della ripresa del campionato, la Lazio cerca naturalmente tanti appigli per poter sperare, del resto è a un punto alla Juventus, però tra le speranze per la Lazio c'è anche quella di avere meno impegni rispetto alla Juventus. Ma devo dire, prima la Lazio sotto questo profilo poteva star meglio. Perché? Perché comunque la Champions si farà ad agosto, perché la Lazio ha dovuto smettere di giocare in un momento non favorevole, di più a livello psicologico. Io credo che la Lazio in questo momento non abbia problemi tecnici, ma il problema è di riprendere quell'autostima e quel andare così veloce come era successo prima del Covid. Quindi è una di quelle squadre che potenzialmente può essere assolutamente svantaggiata da questo problema.
Eh sì, non ci voleva l'interruzione anche per il gioco che stava esprimendo, per quell'armonia totale che c'era nella squadra di Inzaghi. Sì, devo dire che comunque in asse di partenza adesso ci si ritrova tutti insieme, quindi il problema vale per tutti. Quando giochi fuori casa hai dei favori perché non c'è pubblico, quando giochi in casa hai dei sfavori perché non hai il tuo pubblico. Però, per esempio, devo dire che Atalanta e Lazio, per come stavano andando, credo che possono essere penalizzate sotto il profilo soprattutto psicologico, io dico, perché in quel momento lì veramente i componenti delle due rose, per esempio di Lazio e Atalanta, si sentivano superiori, avevano un'autostima incredibile, tutto quello che facevano gli risultava assolutamente anche facile. Quindi dico questo, ma queste sono chiacchiere, poi quello che conta è dal primo minuto quando riprenderemo a giocare. Cosa aspettarsi invece da parte del Napoli? Così parliamo di un'altra sua ex squadra, il Napoli che sta progettando anche la squadra del futuro. Adesso si parla molto di Milik e della possibilità probabilmente di una sua cessione. Ma io nel Napoli sto ritrovando, rivedendo un po' un'unità di intenti da parte di tutti, tra la tifoseria, la società e lo staff tecnico. Quindi penso che possa aver fatto bene, tra virgolette. Perché? Perché Gattuso ha conosciuto meglio, ha ponderato bene quello che doveva fare, così come l'Inter, che credo sia una squadra che possa aver passato ed essere avvantaggiata, tra virgolette, in questo periodo, perché veniva da due sconfitte pesanti con le prime due della classifica, quindi doveva riordinare bene le idee. Ecco, dico che Napoli e Inter in questo caso possano aver trovato dei vantaggi. Su Juventus e Lazio ci metterei sempre un punto interrogativo. Il Napoli può, tra virgolette, rimediare la stagione anche vincendo la Coppa Italia? Ha le chance per poter conquistare questo trofeo? Credo che abbia le chance perché il Napoli con Gattuso era ritornato a correre abbastanza bene, e le qualità per vincere la Coppa ce l'ha e non c'è dubbio che ce le abbia, e credo che sia il suo obiettivo primario in questo momento. Fare una rimonta pazzesca per entrare nelle prime quattro mi sembra quasi improbabile, e quindi si deve giocare per l'Europa questo. Questa è una chance importantissima e ne ha tante possibilità. Grazie allora ad Andrea Agostinelli, buona serata. Prima Prego, ciao Lorenzo. parlavamo degli infortuni e si è fermato anche Higuaín nella Juventus, ma non soltanto di problemi fisici parliamo, perché comunque anche per il futuro di Higuaín c'è un bel punto interrogativo. E allora sentiamo Giovanni Albanese. Restano forti, fortissimi i dubbi sul futuro di Gonzalo Higuaín, perché l'attaccante argentino ha sì un contratto con la Juve fino al 30 giugno 2021, ma vorrebbe anche riavvicinarsi alla propria famiglia in Argentina. E per questo motivo la proposta del River Plate è più che un'ipotesi al momento. L'argentino, tra l'altro, nelle ultime ore è stato fermato da un infortunio, da un risentimento muscolare alla coscia destra che lo terrà fuori per qualche giorno. Escluse lesioni, ma nelle prossime ore sarà tutto più chiaro grazie ad esami strumentali che diranno più chiaramente quanto tempo non sarà a disposizione di Maurizio Sarri. Il Pipita è rientrato per ultimo dall'estero lo scorso 15 maggio, era rimasto per tutto il tempo dell'emergenza sanitaria insieme alla famiglia in Argentina. Lo scorso 22 maggio era rientrato qui alla Continassa 7 giorni prima rispetto ai tempi previsti dalla quarantena, grazie ad un doppio test tampone dall'esito negativo che aveva consentito a lui e ad Adrien Rabiot di anticipare i tempi di quarantena. Detto questo, però, è un Gonzalo Higuaín che guarda sì al presente e quindi a questa stagione che vorrà portare a termine mettendosi a disposizione di Sarri e della squadra, ma con la testa anche rivolta al futuro. L'ipotesi River Plate resta comunque quella più accreditata al momento, perché il Pipita, anche per una serie di esigenze strettamente personali, vuole rientrare in Argentina, vuole riavvicinarsi alla famiglia. E allora il ritorno a River Plate sarebbe davvero una buona occasione per lui. Saluto adesso con piacere Alessandra Gozzini, firma della Gazzetta dello Sport. Buonasera. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti. Sempre con piacere leggiamo i tuoi pezzi sulla Gazzetta dello Sport. E allora ti chiedo, per analizzare alcuni aspetti della ripresa del campionato, se davvero il governo non dovesse cambiare la norma sulla quarantena, i 14 giorni di stop dopo un eventuale nuovo positivo, che cosa succederebbe? Rischia di saltare tutto? Sarebbe questo un vincolo eccessivo? Se resta così com'è, lo è sicuramente, dato che
obbligando un nuovo positivo e dunque anche il gruppo squadra a 2 settimane di isolamento, di quarantena assoluta, è evidente. Potrebbero allenarsi, è vero, ma certo non potrebbero fare gare, quindi chiaramente comprometterebbe in maniera, io credo, definitiva l'esito del campionato e l'arrivo al termine. Ma è anche vero che non c'è, secondo me, in questo momento niente di nuovo, nel senso che questa situazione era ampiamente prevista ad oggi. Quando il campionato veramente si avvicinerà, quando mancheranno 10-7 giorni alla ripresa, allora sì, questa norma potrebbe essere cambiata chiaramente con l'intervento, dopo un confronto con la federazione e il governo, se i numeri dell'emergenza sanitaria evidentemente lo consentiranno. Se i numeri lo permetteranno, ci saranno norme meno stringenti per tutti, non solo per il calcio, e allora sì, questa norma potrebbe essere rivista in maniera meno drastica. E allora sì, non farebbe più da spauracchio per la fine del campionato. In ogni caso, in questo momento possiamo dire che la vittoria del calcio è un po' troppo fragile, come sostiene qualcuno? Ma ti ripeto, io penso che a questo punto ci si trova nel percorso dove ci dovevamo trovare. Questo nodo della quarantena resta un nodo stretto, Anche ovviamente. perché, scusami Ma se io ti credo. interrompo, si fanno tanti paragoni con la Germania che ha adottato un sistema diverso e anche l'Inghilterra farà lo stesso. Ma penso anche che la Serie A, quindi l'Italia, perché poi dobbiamo ragionare come paese, perché il calcio, lo hanno detto gli stessi interpreti, gli stessi rappresentanti delle istituzioni, non vuole sconti, vuole essere trattato come gli altri settori, come le altre categorie. E io penso che nei prossimi giorni, visto che i numeri in questo momento ci inducono a pensare all'ottimismo, io penso che nei prossimi giorni questa norma della quarantena possa essere vista in maniera molto meno rigida, molto meno stringente. A oggi, 5 giugno, restano i 14 giorni di quarantena. Tra 10 giorni potrebbero diventare molti di meno e a quel punto è chiaro che questa macchia, questa paura svanirebbe. Quindi io penso che in questo momento ci si trovi nel punto in cui era previsto di trovarsi, quindi non credo che sia uno spauracchio, un fantasma. Penso di essere che si sia, che il calcio sia nel punto in cui aveva previsto di trovarsi. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Chiaramente tutto deve essere sostenuto da dei numeri positivi sull'evolversi dell'emergenza sanitaria, altrimenti è chiaro che tutto torna in discussione, ma non solo il calcio, a quel punto tutte le attività. Ti chiedo anche qualcosa sul Milan, che è la squadra che hai sempre seguito in questi anni. Quanto perde in percentuale secondo te, senza Ibrahimovic, visto l'infortunio dello svedese? Beh, visto che da quando è arrivato Ibrahimovic abbiamo detto che incide tantissimo, quindi evidentemente se non c'è il Milan perde veramente tanto. Abbiamo detto che quando c'è Ibra rendono di più tutti gli altri, che quando c'è Ibrahimovic la psicologia della squadra, il carattere si rafforza, che quando c'è Ibrahimovic la squadra è dotata, dispone dei suoi grandi numeri, a questo punto perde tutte queste cose qua. E io penso che in un momento come questo, in cui il Milan riprenderà proprio da delle sfide dirette, come la semifinale di Coppa Italia, l'assenza di Ibrahimovic, vero che era già squalificato, ma in ogni caso risulterà decisiva. Ibra è una parte troppo importante di questo Milan, che senza di lui è privo di un altro cannoniere, perché è vero che Rebic ha segnato dei gol importanti nella prima parte dell'anno, ma certo non può sostituirsi a Ibrahimovic. Quali saranno secondo te i punti fermi del Milan, parlando del futuro, la prossima stagione che sarà caratterizzata probabilmente dall'arrivo di Rangnick? Sì, Lorenzo, penso che vedremo Rangnick allora qui in Italia dalla prossima stagione, sarà una grande novità, se veramente come ce lo descrivono, questo è un allenatore così, un visionario, un allenatore sui generis che si occupa soprattutto di far crescere i giovani. Per questo, di forza del nuovo Milan, dubito che ci sia Ibrahimovic, direi che la presenza di uno esclude categoricamente quella dell'altro. I giovani, il Milan può effettivamente ricostruire perché ha giocatori importanti come Donnarumma, Hernandez, Bennacer, ma sono tutti giovani che potranno avere anche grande mercato e quindi fare nelle casse del club tanti soldi e si sa quanto il bilancio in questo momento per la società
sia decisivo, sia un fattore veramente molto determinante. Quindi la valutazione sarà sia tecnica che economica. È chiaro che un Milan affidato a un grande maestro di giovani che possa ripartire da Bennacer, un regista che rappresenta in questo momento un ruolo che ha pochi veri e grandi interpreti, Bennacer può diventarlo in futuro se davvero le offerte del Paris Saint Germain, del Manchester City sono vere e testimoniano anche quanto sia comunque considerato all'estero, ed è un giocatore che può veramente diventare il faro del nuovo Milan. Sicuramente poi Theo Hernandez, se non verrà anche lui di nuovo assaltato da qualche grande club in cerca di un terzino e un terzino sinistro, e Theo ha dimostrato di avere dei numeri veramente da fuori classe. Speriamo che il Milan riesca a trattenerlo, io credo che ce la possa fare. Grazie mille ad Alessandra Cozzini della Gazzetta dello Sport. A presto. Adesso spazio a Marcord, perché il 5 giugno 1968 la nostra nazionale vinceva la semifinale degli europei contro l'Unione Sovietica grazie alla monetina, pensate un po'. Furio Valcareggi, figlio di Ferruccio, CT di quella nazionale che avrebbe poi vinto gli europei, ci racconta i momenti palpitanti di quella serata. 5 giugno 1968, qualche annetto fa, io ero giovane ai tempi e seguivo ovviamente il mio babbo nella sua carriera, l'ho sempre seguito. Niente, c'è sta semifinale molto attesa, molto celebrata, perché la Russia credo fosse campione uscente e quindi era una Russia di colossi, perché la Russia giocavano tutti insieme, non era frazionata come ora Ucraina, Georgia, erano tutti insieme, era un'armata veramente forte, Yashin in porta. Quindi si fa questa semifinale a Napoli, l'altra semifinale era Inghilterra-Jugoslavia e niente, si fa sta partita 0-0, tutto bene, pubblico di Napoli fantastico, poi finisce la partita 0-0 e cosa accade? Che c'era la monetina, fatto inedito per tutti, e la monetina che era poi la funzione veniva eseguita nello spogliatoio, nemmeno in campo davanti al pubblico. Quindi c'era quest'ansia dell'attesa fra scendere e tornare agli spogliatoi, il capitano con l'arbitro e basta, con i due capitani e l'arbitro. Quindi io mi precipitai sotto passando delle barriere difficili che non mi facevano entrare, poi arruffianandomi un po' e mi babbo, riuscì ad entrare e vidi Facchetti che uscì, che aveva un sorriso a 58 denti e capì ovviamente che avevamo avuto fortuna e vinto, e di lì grandi feste, grande euforia. E poi dopo, quattro giorni dopo, si vinse pure la finale, e quindi fu un ricordo, per me adesso è un ricordo bellissimo, anche se il fatto che la monetina decideva le nostre sorti era molto 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 dubbiosa, c'era una paura fottuta da parte di tutti. È andato tutto bene, quindi è un ricordo che mi fa sorridere, che mi fa piacere, e quindi ve lo racconto volentieri, ma è andata proprio come vi ho detto io. Abbiamo così rivissuto quella partita vinta dall'Italia contro l'Unione Sovietica. Adesso siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Grazie per averci seguito. Appuntamento come sempre a domani, da non perdere. Buon proseguimento di serata a tutti.